Prima le critiche per l'effetto Barletta, poi la polemica dell'ultimo minuto per i 30.000 euro spesi dal comune per il concerto a pagamento. La preoccupazione era palpabile per cantautore romano Antonello Venditti, che prima di salire sul palco di Piazza Garibaldi ha gelato le forze dell'ordine e il suo staff. Non canto, rimborsiamo i biglietti, avrebbe esordito, temendo di trovare una piazza ribelle o comunque frizzante. Alla fine, dopo circa mezz'ora di dialogo con le forze dell'ordine, si è sciolto. Alle 21.15 è dato il buonasera a 3.000 fan. Un centinaio di posti vuoti, una piazza con posta affollata per rivivere i cavalli di battaglia del suo repertorio. I primi applausi sono arrivati con la dedica a un sulmonese doc, Alessandro Centofanti, musicista scomparso 10 anni fa, che con Venditti e Baglioni aveva collaborato nei testi. E quindi Alessandro Centofanti, questo concerto è dedicato a lui e ai suoi parenti. Quindi io sono legato indissolubilmente a voi. Ho frequentato Sulmona tanti anni. Grazie a Sandro, per noi detto Sandro, lui è Alessandro. E quindi questo è un compleanno un po' dove c'entra molto Alessandro Centofanti, perché ha suonato in cuore che noi andremo a festeggiare questa sera. E quindi io bando alle ciance, io vi auguro un grandissimo concerto, cercherò di parlare il meno possibile anche perché qui fa freddo. Non si sa dove si va a finire, quindi vi auguro un grandissimo concerto e spero che vi piaccia. Si è poi calato nella flessione dialettale. Iniziamo subito che fa fredda, ha detto, strappando una risata. Una canzone dopo l'altra, con pezzi di vita che rimbombano con l'acustica della piazza incantevole. Una leggera stoccata l'ha riservata all'allestimento. Mi sento ingambiato, avrei allargato questa piazza, ha aggiunto, riferendosi alla recinzione alle stene in mattinata, concordata proprio con l'organizzazione. La paura man mano si è smussata, fino al desiderio di aprire le porte e togliere le transenne. La lunga cavalcata musicale si è chiusa con... Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente, sulla radio piegata. Con l'abbraccio virtuale a Maria, disabile pratolana, alla quale ha donato un cappello, una chiosa per debellare definitivamente l'etichetta di Barletta.